sfida da bar Legend Bike, il nuovo format che vi racconta da dietro le quinte, in presa diretta, la costruzione delle special e il restauro di moto da corsa del passato. Moto che poi vi portiamo a provare in pista. Sfida da bar Legend Bike. Questa è la prima puntata della seconda stagione di Sfida da Bar Legend Bike. Le novità sono tantissime, a partire dalla moto sulla quale andremo a mettere le mani. Si tratta di una Yamaha FZR 600R del 94, moto che nel mercato dell'usato si trova a prezzi irrisori, anche inferiori ai 1000 euro. Ebbene, noi a partire da questa moto andremo a costruire una race replica con i colori della OV01 utilizzata da Fabrizio Pirovano nel mondiale Superbike. Altre novità, la mia presenza come conduttrice del format, che spero vi sia gradita, ma novità in assoluto è il nuovo preparatore tecnico di Sfida da Bar Legend Bike, il cosiddetto Tilli, ovvero Marco Rutilli. 11 anni di esperienza a capo di un team del mondiale Endurance e adesso al servizio di Sfida da Bar. Ci saranno tantissime altre novità, ma andiamo a vedere come sta lavorando Tilli sulla moto. Ciao a tutti, questa è l'officina di Sfida da Bar e io sono il Tilli. Noi ci occuperemo per Sfida da Bar Legend Bike di riportare in condizioni da corsa una vecchia FZR 600, una moto che ha dominato le scene del motociclismo sportivo tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, un'epoca d'oro per tutte le moto e tutti gli appassionati come noi. Per prima cosa volevo partire dal cuore, la parte che a noi piace di più e la parte che sicuramente può mostrare quanta evoluzione c'è stata a livello tecnico e adesso la riusciamo a vedere un po' più comodamente. Come primo dettaglio vorrei portare alla vostra attenzione la posizione della catena di distribuzione e del relativo tensionatore. Non si vedono più in questa posizione perché è estremamente scomodo per lavorarci, ma una volta non c'erano i materiali, le tolleranze meccaniche e le capacità produttive per riuscire a tenere la catena di distribuzione su un solo lato, come invece succede adesso, senza andare a sbilanciare tutto quanto il movimento e tutto quanto l'equilibrio meccanico degli alberi a cam, doppio albero a cam in testa, ovviamente. Un altro dettaglio interessante è l'attuatore della frizione, che qui abbiamo con una stina che viene azionata attraverso il comando a mano dal posizionamento del coperchio del carter e va ad aprire la frizione. Anche questa è una soluzione che sulle moto con comando a filo non è più usuale, perché attualmente si riescono ad avere delle composizioni meccaniche di frizione che non rendono necessario tutta la forza di spinta che si ottiene attraverso questo gioco di leve, e quindi si può utilizzare un comando direttamente sulla frizione. Tuttora Yamaha funziona così in moltissimi dei suoi modelli e funziona perfettamente, ve lo possiamo garantire. Altri dettagli interessanti, non sempre alla vista di tutti, sono i passaggi dei tubi dell'acqua. Anche qui si nota l'anzianità della moto, perché ci sono tubi molto grossi, molto ingombranti e soprattutto fanno dei passaggi veramente grandi, cosa che oggi non è più necessaria, perché grazie a delle lavorazioni meccaniche decisamente molto più sofisticate si riesce a far avere un flusso di liquido di raffreddamento all'interno del carter motore che non rende più necessario avere tutta questa quantità di tubi dentro e fuori dal motore. Qui abbiamo naturalmente tutti quanti i sensori che ci vanno a leggere la temperatura del motore, la temperatura del liquido di raffreddamento. Altri cavi che vedete qua, che sembrano buttati a caso, non lo sono. Abbiamo ovviamente il sensore del pick up, abbiamo il sensore che fa la lettura del posizionamento del cambio, quindi per avere la folle, ovviamente il generatore. E per il resto possiamo essere tranquilli, perché questa è una moto vecchia scuola, pura meccanica, molto semplice, alla portata di tutti, veramente alla portata di tutti. Servono solo delle piccole accortezze quando ci si lavora sopra, ma adesso ve le insegnerò. Quindi, da cosa vogliamo partire? Cosa sono questi tubi qua che sulle moto moderne non troviamo più da nessuna parte? Questi, che come potete vedere sono tappati, ci sono anche da questa parte, servono per fare l'allineamento dei carburatori. In buona sostanza, quando noi abbiamo tutta quanta la moto montata, la depressione che viene creata dalla discesa del pistone all'interno della camera di combustione crea una depressione, per l'appunto, che porta il flusso aria misto benzina. I carburatori, per quanto le case li cerchino sempre di regolare nel migliore dei modi, non sono mai assolutamente perfetti, bisognerebbe sempre regolarli moto per moto.
Attraverso questo sistema si ha la comodità di poter andare ad attaccare il vacuometro, cioè lo strumento che ci va a leggere la depressione dell'aria, senza aver bisogno di tirare giù il motore dal telaio, che come potete capire è ovviamente fondamentale. I carburatori a loro volta hanno una serie di piccole viti di regolazione che servono per andare a pareggiare l'apertura delle valvole a farfalla, l'unico modo per riuscire ad avere un'erogazione fluida e lineare su tutto l'arco dei giri della moto. Un altro dettaglio molto importante quando avete a che fare con una moto di una certa età, i carburatori. Adesso li vedete in una buona condizione, non vi racconto come erano prima, devastanti. Fortunatamente con l'aiuto di Mafra e di tutti i prodotti pulenti che ci forniscono siamo riusciti a fare un ottimo lavoro. Quello che non sono riusciti a fare sul più grosso, quindi su tutto quanto il corpo dei carburatori, dobbiamo ringraziare un bel aiuto che ci ha dato questa vasca di lavaggio che funziona straordinariamente bene con un sistema estremamente semplice che non richiede apparecchiature particolari o quant'altro. Serve semplicemente un compressore che gli dia dell'aria, una cosa che un qualche appassionato potrebbe permettersi di avere in garage e lavarci anche i panni volendo, perché no? La vasca di lavaggio della OMCN è una vasca manuale che può contenere fino a 100 kg di prodotto chimico per il lavaggio ed è adattissima a trattare componenti motociclistici e non solo, di medie e grandi dimensioni, basandosi su un flusso di aria direttamente fornito da un compressore. La pulizia dei carburatori è fondamentale, soprattutto su una moto che è stata ferma a lungo, perché la parte nobile della benzina, l'ottano, quello che va a creare la combustione, è molto evanescente per sua natura. Di conseguenza, quello che succede è che quando una moto sta ferma per molto tempo, nei carburatori si va ad accumulare dello sporco che non sempre è soltanto sabbiolina o sporchino che possiamo tirare su dalle pompe di benzina e passare attraverso il filtro del serbatoio, ma è proprio il sedimento della parte meno nobile della benzina che naturalmente andandosi a depositare crea uno strato di sporcizia che non dico che danneggi il motore perché non è che lo danneggi, però non ci farà mai funzionare la moto come si deve. Un altro consiglio che vi do ogni volta che dovete lavorare sui carburatori, come vedete io li sto tenendo nella loro posizione corretta, non per altro, ma perché le membrane sono un po' suscettibili alla benzina, quindi prendere i carburatori e girarli a testa in giù vuol dire far entrare la benzina o lo schifo che c'è dentro alle vaschette direttamente alle membrane ed è una cosa che è meglio evitare. Questo motore ovviamente è già stato sistemato, è già stato fatto girare e abbiamo la conferma che sia ancora un ottimo motore, molto funzionale, molto divertente e onestamente va benissimo sia per girare in pista che per girare per strada. È chiaro, non possiamo avere la pretesa della super cavalleria dei bolidi che ci sono attualmente in commercio, ma è anche vero che questa è una moto che ci possiamo tranquillamente aggiustare in garage con pochi attrezzi e non un'eccessiva esperienza da perito elettrotecnico. La moto originariamente è stata recuperata un po' come l'abbiamo trovata, quindi avevamo questo ammortizzatore che ha visto dei tempi migliori sicuramente e sinceramente tra sporco, perdite d'olio, segni evidenti di abrasioni da sfregamento, questo non era neanche da prendere in considerazione. Questa è la marmitta stile ovetto Kinder. Dentro c'era qualcosa, non so che cosa, io non mi sono neanche messo a pensare cosa potrebbe essere. L'abbiamo semplicemente decisa di eliminare, anche per un fattore estetico, perché dai, non si può. Per sopperire a queste mancanze ho deciso di appoggiarmi a degli amici che conosco da anni, che ci hanno aiutato più volte nelle squadre in cui ho lavorato e so perfettamente di cosa stiamo parlando. Io credo che sia quasi superfluo dover spiegare a voi appassionati come me che cos'è MUPO.
però basta guardarlo. È un'opera d'arte. Materiali leggeri, ricavati dal pieno, lavorazioni estremamente raffinate e comunque stiamo parlando di un prodotto che non sfigura né in campo agonistico, anzi ha dei risultati eccezionali e tantomeno anche nell'uso di tutti i giorni, perché dobbiamo comunque considerare un fattore molto importante. Per quanto potente possa essere la nostra moto, se non riusciamo a scaricare a terra questa potenza o se non riusciamo a controllarla, è più pericolosa che divertente. Quindi il mio consiglio è sempre quello di avere delle sospensioni che funzionino bene e che siano perfettamente operative. Se poi preferite fare una revisione delle vostre sospensioni tradizionali, per carità di Dio, io preferisco avere delle cose del genere quando so che ci devo andare a mettere sopra la mia vita a buttarmi dentro delle curve a 300 all'ora. 300. Dove arrivo, arrivo. Per quanto riguarda lo scarico, anche lì ho scelto di affidarmi a degli amici. Innanzitutto perché fanno dei lavori straordinari e poi perché a tutti, e non soltanto a me perché siamo amici, fanno dei lavori artigianali con una qualità indiscutibile, a parte i materiali di primissima scelta, ma poi stiamo parlando proprio di forma, di design, è tutto ricercato. Ho preferito questo stile perché si avvicina un pochettino a quello che poteva essere lo stile delle moto racing di una volta, ma senza essere così canonicamente legati a quella che era l'immagine di quei tempi. Ho cercato di svecchiarla un pochettino con un silenziatore innovativo come design, come forma, materiale semplice anche questo, non pensate che si debba aprire un mutuo, però un bel prodotto. Ovviamente con DB Killer, perché ormai anche nei circuiti c'è sempre la restrizione del limite fonometrico. È molto importante anche questa cosa, ragazzi, non dimenticatevelo mai. Il silenziatore che è stato fornito per la sfida da bar è un silenziatore della linea Spark Custom Works. Sono silenziatori che nascono con tecnologie e materiali di ultima generazione, con un design dedicato a classiche e moto cafe racer. Quest'anno abbiamo costruito la nuova officina di sfida da bar, parte integrante del centro di produzione, dove avviene il montaggio delle nostre special e race replica. L'officina di sfida da bar si compone di ponte pneumatico, vasca di lavaggio e smontagomme, tutto OMCN, e poi carrello attrezzi, banco di lavoro utensili, Fasano Tools, compressore dell'aria e generatore Hyundai forniti da Vinco SRL. E infine, per tenere cariche le batterie delle nostre moto, i mantenitori di carica della Tailwind. Avete sicuramente intuito la grande professionalità del Tilly, che ha predisposto tutto per iniziare i lavori di ricostruzione. Altra grande novità riguarda il resto della produzione di sfida da bar, che mentre Tilly lavorava ha deciso di partire per il motoraduno dello Stelvio e raggiungere i ragazzi di Moto da Strada, tra i quali il nostro amico e fondatore della pagina Facebook Enzo Sciascia. Leo ovviamente aveva con sé una webcam. Andiamo a vedere come è iniziato il loro viaggio. Il nostro viaggio sta per iniziare. Stiamo per partire qui dalla sfida da Bar House. Allora, qui abbiamo MC Staro, Rock and Roll, pronti a partire, che già conoscete molto bene. Qui abbiamo la new entry, Luca Stringani. Siamo prontissimi. Il nostro personal trainer del gruppo, anzi preparatore atletico, perché se no si offende fa tamarro. Giusto, giustissimo, grazie. Grazie. Vai, allora, noi stiamo per partire, vi facciamo vedere solo velocemente le moto. Ducati 749. Ovviamente solo roba di prima necessità, quindi spazzolino e cover per le GoPro, importantissimo. E poi le altre moto invece sono già fuori.
Eccole qua. Boh, allora l'idea è quella di rappresentare il pistaiolo, che però si è messo il giacchettino perché fa un freddo cane, che un freddo che veramente a luglio non ci si immagina. E poi abbiamo invece lo Sport Tourer con tuta divisibile, mentre la mia è un'intera della Texport. E poi abbiamo qua invece il turista. Riccate. Buona, si parte, ciao ragazzi. Prima tappa, è la colazione. Cioè, giusto. Io mi sarei fermato 10 minuti dopo la partenza per la colazione, però vabbè. Pareva brutto, già si erano fermati 46 volte l'oro. Infatti. E i documenti. E a me stava perdendo la pedana. E no, siamo partiti bene, secondo me. Siamo già in ritardo di un'ora sulla tabella di marcia. Molto. Mettiamo tutti la GoPro, io non metto la GoPro perché l'ho capito. Allora io direi primo bilancio sull'abbigliamento e sulle moto. Allora, la mia moto è di una scomodità, ragazzi, atroce. Però nel pezzo lì tra Biella e Masserano, insomma quelle zone lì, mi sono veramente divertito un casino, perché comunque è bellissimo da vedere. E a livello di abbigliamento sono contentissimo, perché sta cazzo di tuta è veramente buona, bella, un po' più larga della 52 che avevo scelto inizialmente. Questa è una 54, chiaro che non avendo su misura è difficile riuscire a risolvere bene le proprie necessità. Però insomma, devo dire che con questa qua 54 sto veramente comodo. Ho fatto una rasa passerotto che non è idea, hai perso tre capelli. Io invece seguo il tuo la tua traccia. E la mia moto comodissima. Però poi nel pezzo lì tra Biella cosa mi sono divertito un casino, perché non sta tanto in piedi la cosa, era un po' diverso, c'erano due contrapposizioni nel tuo discorso. Poi invece ti sei divertito? Sì, mi diverto. Ed è passato, sto seminando. E poi le scarpe TCX comodissime, tanta roba. E tra l'altro temevo un po' il patire il freddo. Invece tengono anche caldo, e nonostante siano antipioggia, insomma anti-acqua, insomma, trattengono l'acqua, non mi suda comunque neanche il piede dentro. Ma che è positivo, Prima azienda a lanciare sul mercato delle sneakers da moto, TCX afferma nuovamente il suo ruolo di innovatrice con la nuova Street Ace. Ciò che cambia è il disegno della tomaia, più asciutto, e della suola, riprogettata da TCX per donare alla calzatura un profilo ancora più accattivante, e dotata di un battistrada che garantisce la massima aderenza in tutte le condizioni dell'asfalto. Io stamattina di studio metto gli RS2 Evo, la TCX, invece adesso ci ho mandato gli RT Race, e devo dire che mi piacciono proprio tanto, cioè sono, secondo me, garantiscono molta più agilità, sono molto più comodi in sostanza rispetto agli RS2 Evo. Il livello di protezione è comunque altissimo. Considera che gli RS2 Evo sono il top di gamma, mentre gli RT Race no, sono uno strada pista, una via di mezzo. Anche se poi i piloti lo usano anche nella Superbike, tutto. Però secondo me vanno veramente bene. RT Race è il nuovo stivale della linea Racing TCX. La precisione di calzata ed una maggiore sensibilità durante la guida sono favoriti dalla presenza del Fast and Fit Control, un sistema di allacciatura interno collegato alla fodera dello stivale attraverso un laccio ad alta tenacità.
RT Race è dotato del nuovo sistema Double Flex Control, uno snodo in poliuretano posizionato nell'area della caviglia, capace di offrire un'ottimale flessibilità dell'articolazione avanti e indietro. La posizione di guida non è tra le più comode, un po' invidiamo Amy in questo momento, un po' lo invidiamo, però poi la tuta molto comoda per essere la prima volta che la vesto ed essere la prima volta che vesto una Tech Sport decisamente comoda. Abbiamo trovato delle difficoltà nel compatire gli stivali con la tuta stamattina, nel riuscire a chiuderli come si nella giusta posizione. Però adesso che siamo poi riusciti a posizionarli, le noie sono venute abbastanza meno. Quindi... Ma lui gli stivali da TCX il prossimo anno non glieli danno. No, aspetto le novità. Finita. No, le tute belle, talmente belle che ha smesso di farne, nel senso che queste qua erano tutte italiane, ma italiane vere. Ha smesso di farle perché non riescono, cioè non erano sostenibili a livello economico in sostanza, nel senso sarebbero dovute costare troppo, ne hanno fatte per tanti anni un po' nel boom delle moto, no? Sì, sì. Fino al 2009, questa è una tuta del 2007-2008, eppure è una tuta della Madonna. Sì, sì. Tra l'altro... però hanno smesso di farle e adesso fanno solo più su misura, quindi solo più top di gamma in cui possono esprimere tutta la qualità, mentre invece queste qua che non erano su misura hanno smesso di farle. Però ne hanno ancora un po', eh? Okay. Ancora un po'. Se ne vuoi una, ne hanno la vestibilità ottima, ci sono. No. Sembrano quasi su misura. Guarda, è fantastica, poi morbida, è la prima volta, messa fuori oggi. Io posso solo che dire che sono stracomodo, ho il giubbotto della Dexpo. Bottino caldo, comodo, bestseller, jeans, bestseller, bestseller, bella razza, spettacolo. Allora, ciao, ci vediamo alla prossima tappa, eh? Facciamo un altro resoconto. C'è ancora un resoconto, sì, l'unico che particolare, l'unica noia che ho trovato, non abbiamo ricevuto la mail, quindi sto viaggiando con un cappellino di lana. Effettivamente sento tanta aria. Tanta aria, noi invece viaggiamo bene perché con i nostri rai direi. Comunque è vero, il pinlock, ragazzi, non si appanna niente. Poi abbiamo preso le visiere chiare, abbiamo messo sotto gli occhiali emblema, perché così, insomma, oggi per il sole siamo a posto, domani che torniamo con il buio siamo a posto uguale, togliamo gli occhiali e via. Comunque è vero, con il sistema pinlock non si appanna un batto di niente. Grazie Francesco Bombarda per averci mandato. Grazie mille, la RAI RX7V è top, un sogno che si realizza. No, sono top. Altro che, vabbè, ciao. Insomma, tante chiacchiere e sono ancora fermi al Lago Maggiore, chissà se arriveranno mai allo Stelvio. Per oggi il nostro racconto finisce qua. Se volete vedere come proseguiranno i lavori sulla FZR, vi do appuntamento prossima settimana. Stesso giorno, stesso canale, stessa ora, sfida da bar. If you are dreaming.